Eccoci ancora qui con Enzo Fileno Carabba, stavolta il nostro opinionista è seduto accanto al basamento del monumento a Garibaldi della piazza principale di Anghiari. Questo monumento è noto anche per un aspetto bizzarro, diciamo così, e riguarda la direzione indicata dall'indice destro del ritratto, che in realtà è verso nord-ovest anziché verso sud-sud-est, come dovrebbe essere se volesse indicare Roma, come si suppone avrebbe dovuto fare il buon Garibaldi. Ci dica la sua su questa cosa: perché il Garibaldi di Anghiari indica nord-ovest anziché sud-sud-est? Questo è un mistero, ma io conosco la soluzione. Ah beh, allora siamo impazienti, sì, di conoscere. Perché alcuni ritengono che sia perché la statua, in realtà questa statua, si dice, no, era stata fatta per un altro posto e quindi è girata male. Ma questa teoria non mi convince, perché anche qui la statua la puoi girare come vuoi. Sì, dipende da quel che vuoi far vedere, se il volto... Sì, 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 ma noi non... Cioè, noi non dobbiamo fare come quello che guarda il dito, non guarda la luna, no? Cioè, quella certo, storia. Certo, no. Cioè, noi dobbiamo capire, è quello che molti non sanno, dove sta indicando Garibaldi. Quindi, dove? Tu dici che certamente c'è un motivo per cui Garibaldi, sì, indica, sì, il nord-ovest, e non è un errore. Non è un errore, io non credo negli errori. Hai studiato la cosa e... Ho studiato la cosa. Perché lui indica? Innanzitutto in quella direzione noi troviamo Firenze, e vabbè, poi troviamo Torino, poi troviamo un sacco di... fino a trovare la Groenlandia, ed è lì che poi le cose si collegano. Lui indica la Groenlandia, perché noi sappiamo che Garibaldi ha girato tantissimo. È stato anche in Groenlandia? È stato anche in Groenlandia. No, questo non lo sapevo. Sì, perché la cosa importante è vedere le lacune nella vita dei grandi personaggi. Ci sono delle, per esempio, sono dei momenti che non sono descritti. Non si sa, non sono, per esempio, nella storia di Attila non si sa cosa ha fatto nei primi 30 anni. Certo. Un pochino anche rispettosamente la storia di Gesù. C'è chi dice che fosse Gesù Attila, no? Sì, c'è Gesù, dice che Attila è stato che in Groenlandia. I primi 30 anni siano. Esatto. E lo stesso Garibaldi cosa ha fatto in quel periodo che non sappiamo cosa facesse? Certo. Probabilmente tutti questi sono passati per la Groenlandia, è la Groenlandia che li ha fatti grandi. Attraverso che cosa? Li ha fatti grandi perché? Attraverso il freddo, il vento, no? Infatti erano rossi i garibaldini per il vento rosso che li sversava. E da qui la maglietta, perché lui si vergognava con una maglietta bianca, se sei tutto rosso ti risalta la cosa, no? Invece una maglietta rossa, dice, quello è un garibaldino, è tutto in qualche modo tuo. Ma secondo te dunque questa esperienza dovrebbe avere in qualche modo dato qualcosa a Garibaldi, che si sarebbe dovuto portare dietro, portare in Italia, vogliamo, cioè cosa poteva portare lui dalla Groenlandia come esperienza in Sicilia, in Liguria, in Sardegna, là dove è stato? È molto semplice, un igloo groenlandese, sono particolari, sono proprio, cioè, gli igloo della Groenlandia. Lui l'ha portato. Non solo, ma siccome io sto tracciando la via insigena che va da... A questo punto sono incuriosito, come ha fatto a conservarlo? No, perché in teoria, cioè, a parte il fatto che per portarlo bisogna, cioè, ma ci vuole una nave, no, ci vuole... vabbè, ma io lo so quello, lui ha su queste... Allora, in Groenlandia era facile, perché era il igloo groenlandese fatto apposta. Poi lui su questa nave in cui viaggiava, cosa ha fatto lui? L'igloo non è che era sulla nave, come penserebbe, diciamo, la persona sprovveduta. Come si dimostra dalle tracce lasciate sul fondo, lui aveva queste corde, l'igloo penzolava sotto la nave. Ah, l'ha trascinato sul fondo, che ha anche sciupato un po' i fondali, sì, alcuni allevamenti, sì, mitidi, per esempio. Sì. E il freddo del fondale l'ha preservato. E quando è arrivato in Italia? È lì che ti ci voglio. Quando è arrivato in Italia, lui ha costruito, tramite delle sue
donne delle nevoli, delle nevi abominevoli, sì, un igloo molto più grande. Ah. Perché col ghiaccio italiano. Col ghiaccio secco forse. Col ghiaccio secco. E perché è lui che ha inventato il ghiaccio secco? Sì, che infatti quando lui si feriva a vasto ghiaccio. E una montagna di ghiaccio secco che lui all'occorrenza attivava, poi si è sciolta, ma l'igloo originale a questo punto ce l'ha fatta ad arrivare. E l'igloo originale dove si conserva? Dov'è questo? Io stavo dicendo che sto tracciando la via Insigena che collega l'Impruneta a territorio aretino, attraversando proprio Anghiari. Proprio Anghiari, non volevo rivelarlo a tutti, però lo collega proprio Anghiari, per l'appunto, non a caso. Ma Insigena perché tu ti chiami Enzo? No. Ah, no. C'era da prima. Da un santo che la percorreva, che si chiamava Insino, e percorreva attraverso Monti del Chianti, Pratomagno. Ultima domanda, scusi, se no, interrompo, però, ma non abbiamo. Ah, sì. No, voglio solo dire che si conserva in una burraia ancora lì. Ah. In una casina della burraia, sapete che le casine ora conservano il freddo, perché sì, si sì, ce ne sono un bel po' in giro. Esatto. E qual è quella giusta? Qual è quella? Arriverà. Lui però indica la burraia, la casina in cui c'è l'igloo, e sotto c'è il famoso tesoro di Garibaldi che lui si portò dalle sue. In effetti la direzione potrebbe essere. Vabbè, non sì, lo voglio svelare. C'è l'enorme tesoro di Garibaldi. Un'ultima domanda. Sì. Accanto a lei, sul basamento della statua, ci sono due date, 1883 e 1914. Sì. Qual è il collegamento fra queste due date? Perché sinceramente mi sfugge. Allora, naturalmente noi dobbiamo capire, conoscere bene la biografia di Garibaldi. Certo. Conoscendo la biografia di Garibaldi si capisce che queste date non c'entrano niente, perché lui nel 1914 era morto. Beh, ma nel 1883? Nel 1883 è l'anno in cui lui stabilì, questo vabbè, lo sanno in molti, dove mettere il tesoro. Sì. E nel 1914 la nipotina di Garibaldi, la Garibaldina, certo, aggiunse i suoi risparmi al tesoro di Garibaldi. Ah, è l'anno certo in cui questo tesoro, il gruzzolo, aumentò. Ah, quindi insomma il riferimento sarebbe il momento in cui si è formato, è diventato tesoro, esatto, il gruzzolo di Garibaldi, esatto, e poi la, diciamo, l'aggiunta della nipote, della nipote garibaldina, esatto, nel 1914. Che ci mette anche i suoi risparmi, le sue cose, l'argenteria anche. Capito. No, e queste sono cose importanti, mica. Perché la nostra storia, le nostre radici. Sì, le nostre radici bisogna riscoprirle, poi nessuno lo sa. Non no, c'è gente quello in giro. Se lei prova a chiedere, se tu provi a chiedere qui in giro in piazza, no, nessuno queste cose perché le sa. Perché un tempo lo sapevano i vecchi, ma non sì hanno più trasmesso ai figli e ai nipoti, sì, che non vogliono più sentire queste storie. Certo, non c'è più la famosa trasmissione orale della storia. E questo è sbagliato, perché il tesoro di Garibaldi conviene sapere dov'è. Metti che uno ha un bisogno, ha carenza economica, vai certo a prendere qualcosa, io proprio lo faccio periodicamente. Certo, vai a prendere qualcosa dal tesoro di Garibaldi. Sì, non è che lo prendo tutto, mi prendo un qualcosa, un vestitino di Garibaldi, cioè lo rivendo a un museo e via, vado, tiro avanti.